Diego Calzolari, come stai? Buongiorno. Ciao, buongiorno. Noi ogni anno seguiamo un evento importantissimo che proprio tu organizzi, però il Ringworld, io ti chiederei proprio di ricordare la tua storia sportiva, no? Perché lo sport è importantissimo, soprattutto per crescere sani in tutti i sensi. Assolutamente sì, e infatti sono entrato in palestra all'età di 9 anni, sotto la supervisione prima dei miei genitori, che hanno trovato nell'ambiente appunto di questa meravigliosa arte marziale, appunto la Muay Thai, il luogo diciamo magico, il luogo educativo, appunto dove il mio maestro mi improntava sui valori, sull'educazione, sul rispetto, insomma proprio nel confronto sociale. E così da questa passione ci siamo messi in forma, ho perso qualche chilo perché comunque ero un bambino cicciotto, felice della mia forma fisica, sono andato avanti fino a provare il mondo del ring. Salgo sul ring e via, si entra in nazionale, si cade nelle grandi esperienze, si vincono 3 titoli mondiali e si va avanti adesso insegnando a tante classi e tanti campioni, a partire fino dai bimbi di 5 anni. 3 volte campione del mondo, che bello. Beh, che sì, bello. È stata una grande soddisfazione. Quindi step by step. Hai sempre fatto questo sport, perché questa disciplina, è corretto chiamarla sport, perché poi coinvolge anche altri campi della persona. Beh sì, è un'arte marziale, è l'unica arte marziale che va sul ring, ha quasi 2500 anni di tradizione, per cui proprio dell'arte marziale c'è proprio l'educazione e il rispetto, proprio questo. In palestra, arte marziale, arte di guerra, vediamo, per cui proprio un clima tra virgolette militare, nella parte bella della parola militare, ovvero dire rispetto, c'è la gerarchia, regole, certo. Rispetto delle regole, tutto, e questo è quello che manca forse spesso e volentieri, lo vediamo anche nei campi da calcio, nel mondo dello sport. Poi dopo il fine di questa arte marziale è effettivamente sportivo, perché appunto va sul ring dove c'è un confronto tra due atleti che seguono delle regole sportive, ma sempre sotto l'egida dei valori e del rispetto improntati dall'arte marziale stessa. Noi siamo partner tra l'altro di Ring War, ne siamo contenti ormai da quanti anni? Beh, questa è la quinta edizione sono 5 anni che andiamo avanti mano nella mano. È tradizione. Allora, dai l'appuntamento intanto, poi entriamo nello specifico. Allora sì, abbiamo 2 appuntamenti particolari. Il primo, che potrebbe coinvolgere gli appassionati, che è questo venerdì sera al caffè centrale di Sesto San Giovanni, dove arrivano gli Hammer Limousine di Luxury Limousine con le ragazze del Pepe Nero, i nostri campioni che si sfideranno appunto il 24, e alle 8:30 facciamo questa grande festa con fuochi d'artificio, insomma una cosa molto molto carina. Da lì ci lanciamo la conferenza stampa del 22 di febbraio e subito arriviamo nell'arena del 24 febbraio al Palasesto, dove alle 19 abbiamo un'oretta di palco per i nuovi atleti che appunto iniziano nel professionismo a confrontarsi, e alle 8 inizia appunto la grande serata che terrà scena per 3-4 ore con un grandissimo spettacolo. Quindi 24 febbraio al Palasesto. Al Palasesto quest'anno. E adesso entriamo nello specifico, perché c'è un titolone che mi ha fatto notare Jacopo, che è un appassionato. Titolo mondiale a mani cordate. Cosa significa? Significa che quest'anno ci buttiamo nel mondo tradizionale, ovvero dire appunto siamo sempre stati coinvolti dalla parte sportiva, dal mondo dei guantoni, così quest'anno finalmente, come avviene in tanti altri paesi, proviamo il regolamento tradizionale. Abbiamo preso 2 grandissimi campioni, il campione del mondo della nota federazione WBC che conosciamo con la cintura verde appunto che ha indossato anche Muhammad Ali, per capirci, che sfiderà il numero 1 di Thailandia, il famosissimo Pakorn Poansorin. Si trovano e si sfideranno su un 5 round a 3 minuti con le mani cordate, per cui senza i guantoni, è una mano nuda appunto con le corde sopra, sono corde morbide in modo da non creare abrasioni tra gli atleti certo. E lavorare comunque in sicurezza totale. Poi abbiamo comunque 2, tra virgolette, chiamiamole macchine da guerra sul ring, cioè abbiamo 2 fisici
pronti a ricevere, a dare quei colpi, come per noi sarebbe fare una corsetta al parco, per capirci. Con il rispetto, stando sempre nel rispetto, assolutamente, con l'arbitro, certo. E tutto, e però si contendono il primo titolo mondiale dell'unica federazione al mondo, per cui mentre nella box e un po' in tutto il mondo del ring ci sono più sigle, più federazioni, più campioni di categorie, eccetera eccetera, qui abbiamo un'unica federazione mondiale riconosciuta in Thailandia, che è la World Muay Boran Federation, appunto la Muay Boran e la Muay Thai antica, che riconosce il primo titolo mondiale dei pesi welter, per cui siamo nei 68 kg, Francia contro Thailandia. Quest'anno non abbiamo l'italiano a fare il contendersi questo titolo, ma abbiamo due stranieri. Ecco, questo incontro, diamo un orario preciso, c'è già... Beh, questo qua è il match clou, è il main event, per cui io penso che alle ore 23, 10 minuti prima, 10 minuti dopo, salirà in pista appunto il titolo mondiale. Sempre 24 febbraio al Palasesto. Dai un sito. E www.ringwar.it, e tutte le info su press@ringwar.it, e siamo appunto poi a disposizione anche qua con Radio Lombardia, insomma, per dare ogni tipo di informazione in merito. Ricordiamo che poi tutto il resto della serata vedrà grandissimi campioni, anche thailandesi, inglesi, svizzeri, e soprattutto i nostri grandi campioni italiani, perché si parla sempre poi dell'estero senza ricordare che anche noi abbiamo in Italia veramente dei grandi campioni. Si sfideranno anche a torneo, avremo due tornei, uno nei 65 kg, uno nei 70 kg, dove ci saranno le semifinali e la finale nella stessa sera, per cui vedremo chi sarà il più forte tra Italia, Inghilterra e Thailandia in questi due magnifici tornei. Allora, fra poco continuiamo a parlare di Ringwar, il 24 febbraio al Palasesto con il grande campione Diego Calzolari. Nel frattempo Rolling Stones. Torniamo a chiacchierare con Diego Calzolari della Muay Thai, un grande campione mondiale, tre volte campione mondiale. Diego, il Ringwar è una grande manifestazione che si svolgerà il 24 di febbraio al Palasesto, e ne abbiamo già parlato tanto anche di questo evento clou della serata intorno alle 23 del titolo mondiale a mani cordate. Cos'altro possiamo dire in tre minuti esatti che non abbiamo ancora detto su questa grande serata? Beh, possiamo dire che intanto il mondo non è della Muay Thai, non è solamente ring. Adesso abbiamo tantissime palestre in Italia che lavorano specificamente nella Muay Thai. La nostra palestra di Sesto San Giovanni, il Die Gym, vede per la prima volta, per il primo anno, diciamo, tutti i corsi, soprattutto dei bambini e dei corsi promiscui, pieni di ragazze e appunto pieni di numeri a livello di under 15 e di under 10. Si vede che finalmente anche le famiglie hanno scoperto un mondo di educazione e di rispetto dietro a quello che era invece l'immagine del guantone, del ring, che spesso purtroppo ha leso l'immagine dell'arte, della nostra arte marziale. E appunto questo mondo di bambini, di ragazzini e di ragazze si va a riversare all'alba d'oggi finalmente anche nell'agonismo, per cui noi avremo un pomeriggio lì al Palasesto a partire da mezzogiorno fino più o meno alle 16:30-17, in cui saliranno sul ring da amatori, da novizi, per capirci, ragazze, ragazzini che si sfidano alle prime armi con i loro guantoni, e poi dopo si vanno a cambiare e si preparano per assistere ai loro idoli nella serata, che in cui apriremo appunto i cancelli alle 18:30 e che inizierà alle ore 19. Per cui ecco, da che età si può cominciare a fare la Muay Thai? Beh, sicuramente l'educazione già a livello dei 5 anni, educazione motoria, coordinazione, gioco, per cui non il guantone per dare i pugni, o meglio, sì, muovono le braccia anche per dare i pugni, ma non vedendoci il gesto, diciamo, violento, ma vedendoci il gesto sportivo, che poi dopo, voglio dire, è quello che porta avanti anche la passione. Quando un bambino entra in una palestra e si
si diverte, poi dopo trova la voglia di continuare a chiedere ai genitori di andare, per cui di appassionarsi e sfogarsi nel mondo dello sport, è molto meglio che sfogarsi al parchetto con gli amici, purtroppo, soprattutto all'alba di oggi. Certo, io ti ringrazio tantissimo. Allora, ridai tutti gli appuntamenti anche da questo venerdì, no? Abbiamo detto. Sì, allora ti lancio 4 appuntamenti. Vai, per Ringuo. Venerdì sera, ora 20:30, caffè centrale con Luxor Limousine e i nostri grandi campioni e le ragazze del Pepe Nero. Giovedì 22 nel comune di Sesto San Giovanni, aula giunta per la conferenza stampa alle ore 12. Venerdì 23 febbraio al locale al 48 di Sesto San Giovanni facciamo la cerimonia del peso con tutti quanti gli atleti, un po' come si vede nei film, alle ore 19. E finalmente sabato 24 di febbraio, ore 12, sotto clou al Palasesto, per cui atleti novizi, e ore 19 il lancio della grande serata col titolo mondiale a mani cordate tra Ali Kadha e Pacon Borsurin. Grazie Diego Calzolari, ricordiamo 24 febbraio al Palasesto Ring War. Grazie Michele Cazzolani che è stato in regia, Jacopo che è stato a Facebook, Paola Farina che è stata in redazione, tutte le notizie in tempo reale sul nostro sito radiolombardia.it. Io sono la Stefi Longo, torno domani mattina dalle 10 a mezzogiorno con tanti ospiti, ma soprattutto con tutti voi. Buon pomeriggio!